Buonasera amici, salve e bentrovati alla nostra consueta diretta del decimo appuntamento. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per essere con noi così numerosi tutte le settimane. Stasera è qui con noi il direttore del Museo della Memoria e della Pace, l'architetto Marcello Naimoli, che saluto Buonasera. e ringrazio di aver accettato l'invito e che si è prodigato per incastrare anche il nostro invito, oltretutto. E ringrazio e saluto l'amico Diego Magliano, qui in diretta con noi. Buonasera, Buonasera a ragazzi. tutti. Buonasera. Stasera siamo qui per parlare, insomma, per fare una panoramica su due storie belle, secondo me. Una magnifica e l'altra altrettanto bella, che è la storia, insomma, che poi l'architetto, insomma, ci illustrerà da qui a breve. Ed è ovviamente la storia che ci ha anche fatto poi insignire di una medaglia d'oro al merito civile, cioè quella purtroppo brutta nel resto del mondo quasi, ma bella a Campania, una storia fatta di integrazione, di intolleranza, di pace e di salvezza soprattutto. L'altra storia bella che vogliamo raccontare stasera è la realtà che nacque nel 2008 in uno dei quartieri, poi, come abbiamo già raccontato nelle precedenti dirette, uno dei quartieri più importanti della città di Campania, cioè San Bartolomeo, l'ex Campo Domenicano, che, come dicevo prima, sorse nel 2008 e che è appunto il Museo della Memoria e della Pace, Centro Studi Giovanni Palatucci. Allora, prima di addentrarci nel cuore della diretta, saluto gli amici. Buonasera, ragazzi, come state? Tutto bene. Diego. Dico, buonasera. No, Buonasera, buonasera, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, si tira avanti. dalla sua postazione fissa nel suo ufficio La permanente. seconda casa, Se praticamente. venerdì, oh, se venerdì sera eri illuminato, stasera sei benedetto perché alle tue spalle l'altare della Madonna del Carmelo. Sì, siamo qua, siamo qua. Allora, Marcello, io direi di andare subito al dunque, quindi di iniziare proprio vivamente a parlare di queste due storie belle. Io già l'ho accennato prima in realtà, ma quando viene inaugurato il Museo della Memoria e della Pace, perché è stato scelto proprio quel campo, cioè proprio quel posto come museo? Bene, l'inaugurazione ufficiale è avvenuta nel 2008. Il museo nasce per raccontare appunto la triste vicenda che riguarda la cittadina di Campania negli anni che vanno dal 40 al 43, quindi questa vicenda che ha visto diciamo reclusi, internati degli ebrei nella nostra città. La scelta del luogo è una scelta dettata sicuramente dalla situazione orografica del territorio, a partire dal contesto cittadino, no? Una campagna completamente circondata dai monti, un'unica via d'accesso. Poi c'è stato il discorso dei due ex conventi posti nella parte alta della città, quindi sicuramente un deterrente per le fughe. E la scelta del convento di San Bartolomeo quindi è dettata sicuramente da queste esigenze di ordine logistico, possiamo dire. Il museo quindi nasce proprio nel luogo dell'internamento. Questo è il punto forte del nostro museo, quindi una storia che è raccontata e vissuta dalle pareti stesse del museo. Dicevamo prima che i campi di internamento erano due all'interno della città, anche se ufficialmente il campo di campagna è unico. L'ex convento di San Bartolomeo, sede attuale del museo, e l'ex convento francescano di Concezione, che si trova dalla parte opposta della città, oggi completamente diruto. Sono rimasti soltanto i ruderi praticamente. Per cui la scelta di questi luoghi abbiamo visto da cosa è dettata sostanzialmente. Il 16 giugno del 1940 arrivano a Campania i primi internati. Sono tutti stranieri, reputati come prigionieri politici e trovano collocazione proprio all'interno dell'ex convento di San Bartolomeo. La camerata tipo è ben descritta nelle nostre sale, ben rappresentata nella ricostruzione delle ambientazioni. Gli internati avevano lo stretto necessario a disposizione, per cui diciamo proprio perché gli spazi erano minimi e
e le condizioni non lo consentivano, diciamo, di essere troppo numerosi all'interno di quel luogo, a loro viene concessa la possibilità di uscire in paese, pur non oltrepassando le strisce colorate. Quindi, questa cosa fa sì che poi molti di loro fitteranno anche camere all'interno del paese e verranno a contatto con la popolazione. Ma questo poi è quello che diciamo, ha caratterizzato appunto quella che noi amiamo definire la storia diversa di campagna, proprio fatta da questa particolarità. E infatti adesso qua volevo arrivare, perché era mia premura porti una domanda molto, molto sentita, diciamo. Se non mi sbaglio, nel 2006 abbiamo avuto l'onore di ricevere proprio una medaglia d'oro al merito civile. Perché? Cioè, Sì, semmai forse si sa anche pressappoco, insomma, anche per sommi capi, però nello specifico, perché Marcello? allora sì, parli di medaglia d'oro e tra l'altro quest'anno ricorre il 15° anniversario dal conferimento, non diciamo, dalla consegna, proprio della medaglia d'oro alla città e a Monsignor Giuseppe Maria Palatucci, quindi medaglia d'oro al merito civile. Due medaglie d'oro quindi date alla città che fanno sicuramente onore a questa storia, la caratterizzano, ne fanno un elemento determinante. Come dicevamo prima, la medaglia d'oro ha una motivazione ben precisa, il ruolo che ha esercitato la popolazione in questa vicenda. Quindi diciamo che la vicenda del Museo di Campagna non ha solo come elementi fondamentali le figure, le forti personalità di Giovanni Palatucci, a cui tra l'altro è dedicato il museo, e dello zio, Monsignor Giuseppe Maria Palatucci, ma anche e soprattutto possiamo dire, dall'intervento eroico della popolazione in questo senso, che sicuramente ha contribuito ad alleviare le sofferenze degli internati. Noi stiamo preparando una mostra caratterizzata tra l'altro da tutte quelle possiamo dire cose che hanno fatto emergere proprio questa bella storia e questa relazione tra la popolazione e gli internati. Molti cittadini campagnesi conservano opere d'arte, quadri, sculture, pitture, lettere che attestano appunto questo sodalizio che in questi anni di permanenza degli ebrei a campagna si è determinata tra la popolazione e gli internati stessi. Tra l'altro c'è da dire che il fatto stesso che molti internati sono ritornati a campagna e hanno cercato le persone che avevano conosciuto in quegli anni, e anche questa è una cosa molto squisita, una cosa particolare che sicuramente fa di tutta questa storia una storia del tutto unica nel suo genere. Anche Ovviamente. perché, dimmi, scusami No, che. diciamo, ovviamente sì, soprattutto se si pensa agli anni in cui si svolgevano queste vicende, no? Cioè, adesso può sembrare una cosa normale, ma se facciamo una proiezione indietro comunque di 70 anni, insomma, non era poi una cosa così consona e così di routine, ecco. Certo. Noi dobbiamo pensare, io lo dico spesso ai visitatori del museo, dobbiamo pensare al contesto in cui queste persone si sono ritrovate. Per capire poi la relazione che si è stabilita, basta pensare che la maggior parte degli internati appartenevano all'alta e media borghesia, no? Abbiamo visto erano musicisti, medici, commercialisti, dottori. Per cui si sono trovati catapultati da un momento all'altro in un contesto che era quello tipico dei piccoli centri dell'Italia meridionale, no? Con tutta la loro arretratezza, diciamo, il costume, il modo di vivere particolare, però
sicuramente emergeva, e questo è documentato anche dai diari degli internati, la bontà, la generosità, la genuinità di queste persone che hanno accolto veramente come dei fratelli quelli che per altri erano definiti ebrei isolati dal resto della società. Quindi possiamo dire che a Campania si è aperta una parentesi particolare, una situazione che ha determinato sicuramente una differenza sostanziale rispetto a come gli ebrei sono stati accolti in altri centri italiani. Tra l'altro, noi a Campania non abbiamo baracche e filo spinato, non abbiamo le condizioni dei campi di Ferramonti di Tarsia o di Fossoli, per cui i campi di internamento sul territorio campagnese erano tra l'altro anche ambiti, nel senso che sicuramente non avevano le stesse condizioni degli altri campi. Ecco, questo è fondamentale. E il fatto stesso che gli ebrei potessero tranquillamente uscire in paese, passeggiare liberamente, entrare a contatto con la popolazione è tra l'altro documentato all'interno del museo attraverso la segnalazione che viene fatta da Adelchi Serena, che è il segretario del Partito Nazionale Fascista alla sede generale, dove appunto afferma che a Campania gli ebrei godono di troppa libertà. E tra l'altro sottolinea che non solo sono a stretto contatto con la popolazione, ma che addirittura si impartiscono lezioni di lingua straniera agli studenti del posto, si hanno situazioni di promiscuità tra di loro. Questo viene segnalato, quindi questo attesta proprio quello che stavo dicendo prima, cioè questa integrazione, interrelazione, come la vogliamo chiamare, tra gli ebrei e i cittadini di Campania. Se non sbaglio, Marcello, avevano messo su anche un'orchestra, una squadra di calcio, se non mi sbaglio, giusto? Sì, come dicevamo appunto prima, siccome gran parte di loro avevano vissuto, avevano un vissuto particolare, no? Abbiamo detto che c'erano dei musicisti, degli attori teatrali, c'erano dei rabbini. Per cui all'interno del campo si crea un'atmosfera particolare che porta poi gli ebrei internati ad attrezzarsi, e quindi si organizzano tornei di calcio, si organizzano manifestazioni teatrali, delle piccole orchestre, delle manifestazioni, dei cori, anche la presenza di un coro all'interno del campo è del tutto singolare. Come del tutto singolare, tra l'altro, è la presenza a poche decine di metri di una chiesa cattolica e della sinagoga che è stata improvvisata dagli ebrei stessi all'interno del campo. Quindi anche questo contribuisce a fare del nostro museo un esempio di integrazione religiosa. Ecco, ai giovani che vengono a visitare il museo, io spesso faccio questo esempio: dico, guardate che un primo embrione di dialogo interreligioso si è avuto negli anni 40 a Campania. Ebrei che andavano in cattedrale a suonare l'organo, e il vescovo che è venuto più volte all'interno del campo, emblematica è la foto che ritrae il rabbino capo di fiume e il vescovo Monsignor Giuseppe Maria Palatucci al centro del chiostro, con tutto intorno gli internati per un'occasione particolare in cui appunto c'era la massima espressione di quella solidarietà che il vescovo dava agli internati del campo. Quindi diciamo che tutto questo è raccontato all'interno del museo con le immagini fotografiche che abbiamo nella nostra galleria fotografica, ma la comunicazione del museo non si limita a questo, l'abbiamo visto, no? Noi abbiamo investito tantissimo proprio sulle sale emozionali con l'obiettivo di, attraverso questo tipo di comunicazione più dinamica e immersiva, cercare in qualche modo di far
conoscere il più possibile la nostra storia alle nuove generazioni, anche perché l'obiettivo principale di un museo della memoria incentrato su queste tematiche è proprio quello di trasmettere la memoria alle future generazioni. Quindi stiamo cercando di farlo proprio in questa direzione, in questo senso, ecco, non solo con immagini statiche, quindi con ricostruzioni e ambientazioni, ma anche e soprattutto con sale emozionali. Va bene? Benissimo, no, ma al di là che possiamo racchiudere tranquillamente questa vicenda come campagna, un'isola felice, no? In mezzo alla tempesta. Penso che sia. Sicuramente, sicuramente. La storia diversa c'è tutta e chi è che visita il Museo della Memoria sicuramente viene colpito proprio da questa, ecco, questa piccola luce che nel buio, possiamo dire, più totale di quegli anni illumina il nostro piccolo centro, no? È una storia di cui possiamo andare fiero, noi come campagnesi possiamo vantare questa vicenda, possiamo raccontarla anche con, come dire, con estremo entusiasmo, con il riguardo che i nostri diciamo, predecessori hanno avuto nei confronti di queste persone. Ecco, questo è importantissimo. Di questo possiamo essere fieri, sicuramente, come Questo cittadini campagnesi. senza ombra di dubbio. E senti un'altra cosa, Marcello, noi prima abbiamo nominato i Palatucci, no? Monsignor Giuseppe Maria Sì. Palatucci, poi lo zio dell'ultimo vicequestore di Fiume italiano, Giovanni Palatucci, giusto tra le nazioni. Perché questo cognome è così importante per le città di campagna? Sì, diciamo che tutto parte dal vescovo Palatucci e dal 1937, possiamo dire l'anno in cui il vescovo giunge a Campagna. Il vescovo Palatucci sicuramente ha contraddistinto per diversi anni, almeno dal 1937 fino alla sua morte, 1961, non soltanto la storia della nostra città, ma sicuramente la storia di tutta la nostra diocesi, perché ha lasciato sicuramente un segno indelebile. Noi tra l'altro abbiamo dedicato proprio a novembre un intero convegno improntato proprio sul vescovo e sui suoi rapporti con la Santa Sede. Il titolo del convegno è Cattolici in soccorso degli ebrei, il vescovo Palatucci e la diocesi di Campagna. Perché questo? Grazie ad un finanziamento regionale che abbiamo, possiamo dire, ottenuto con duro lavoro, abbiamo proprio inteso voler esaltare il ruolo e diciamo la vera e propria, come dire, il vero e proprio operato del vescovo, che è vero che agiva in sordina, ma che per certi versi rappresentava il vero e proprio punto di riferimento di questa operazione di salvataggio e di intesa con il nipote, che invece era responsabile dell'ufficio stranieri di Fiume. Quindi diciamo che l'operazione che il vescovo Palatucci svolge nella città di Campagna è un'operazione di fondamentale importanza. Diciamo che l'immagine del vescovo all'interno della città in quegli anni è un'immagine diversa da quella che si ha oggi. Noi dobbiamo pensare che il vescovo allora rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per tutti. E questo lo attesta, tra l'altro, tutto il carteggio conservato e documentato nell'archivio dei frati francescani presenti nella Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli. Noi abbiamo lì la bellezza di 1276 lettere scritte e di corrispondenze con il vescovo, di cui ben 188 di questi documenti sono riferiti proprio ai rapporti con la Santa Sede, cioè alla Segreteria di Stato Vaticana e il Vescovo di Campania. E di queste ben 36, ecco, attenzione, ben 36 sono le lettere che il Vescovo Palatucci, o meglio la corrispondenza tra il Vescovo Palatucci e Monsignor Montini,
che poi sarà il futuro Papa Paolo VI. Quindi diciamo che l'operato del vescovo e l'attività del vescovo, l'operato del vescovo in questi anni è tra l'altro ben documentato all'interno del museo. A lui abbiamo dedicato la prima delle sale emozionali, proprio con l'intento di mettere in evidenza anche la sua personalità e l'importanza che ha avuto in questa vicenda. Inoltre, al primo piano abbiamo una mostra fotografica dedicata proprio al vescovo Palatucci e a breve, sempre nell'ambito del finanziamento di cui parlavo prima, sarà inaugurata una mostra con dei documenti inediti proprio incentrata sul vescovo Palatucci. Quindi anche questo fa parte di quella serie di documenti che poi devono contribuire a far conoscere il più possibile la storia di Campania. Il vescovo Palatucci è diciamo, tra l'altro, nel suo arco di vita, nel suo intervento all'interno della diocesi, non ha aiutato soltanto gli ebrei. Nelle lettere emergono tantissime raccomandazioni anche ai cittadini campagnesi. Ho lo stesso, diciamo, ho la testimonianza di mio nonno, per esempio, che fu trasferito, lui aveva grossi problemi, fu trasferito da a Caserta a Campania perché aveva problemi familiari grazie all'intervento del vescovo, ma di raccomandazioni che il vescovo ha fatto ai cittadini di Campania non se ne contano. La sua bontà era grandissima. E fino all'ultimo si è prodigato per gli altri. Non dimentichiamo che all'interno di questa vicenda, anche nello stesso operato di Giovanni Palatucci, è determinante la formazione religiosa. Palatucci nasce in una famiglia molto religiosa, tre zii francescani, la nonna terziaria. Gli viene letto continuamente il Vangelo, per cui questo poi ha portato lo stesso Giovanni Palatucci a dover rispondere non più agli ordini dei propri superiori, ma alla voce della sua coscienza. E questo sia ben chiaro, la famosa frase di Giovanni Palatucci: volevano farci credere che il cuore fosse soltanto un muscolo, possiamo dire, è la frase emblematica che poi, diciamo, ci dà l'idea di quello che è avvenuto in quegli anni. Cioè, lui non risponde più agli ordini dei propri superiori, non risponde alla voce dei suoi superiori, ma alla voce della sua coscienza. La sua coscienza sicuramente è impregnata di principi religiosi e cattolici, e questo poi ha portato a fargli rischiare la vita, e poi lo vedremo, no? Morirà giovanissimo nel campo di Dachau. Tra l'altro pochi Quindi, giorni prima, insomma, che lo liberassero. della liberazione del campo, sì, della liberazione del campo. Quindi una storia, io dico una storia bellissima, chi si accosta alla vicenda di Campania, la storia diversa, ne rimane affascinato, ne resta affascinato, viene coinvolto, è portato ad approfondirlo, a conoscerlo meglio. Spesso gli stessi visitatori ci chiedono libri o testimonianze dirette che vogliono approfondire, vogliono conoscere meglio. Questo è sicuramente una cosa molto molto bella. Diego. Beh, innanzitutto saluto Marcello, con cui ormai da tanti anni, insieme all'amico, vedo Carmine Granito, Michele Aiello, mi hanno fatto, diciamo, appassionare a questa storia. Ed è sempre un piacere interloquire con loro, con Marcello in particolare, perché è una storia straordinaria questa del campo di internamento di Campania. Perché sai una cosa, Cristian, quando torneremo finalmente, o no, Marcè, a fare queste benedette visite alle scuole, che è un'esperienza bellissima, perché la cosa più bella è il poter vedere la sorpresa degli alunni e degli stessi insegnanti che per la prima volta, semmai, vengono a Campania a visitare, appunto, a conoscere questa storia diversa e rimangono allibiti, non solo per la storia in sé, ma per il luogo, perché
E voi lo sapete meglio di me, nel percorso di studi normale, già fino alle superiori, il percorso di studi ti porta a conoscere, anche se non direttamente, i classici campi di internamento o peggio di sterminio con filo spinato, baracche, torrette con i fucili spianati. Invece, quando giungono qui e vedono un monastero, rimangono molto stupiti e ancora di più poi nel conoscere questa storia straordinaria. Io sono molto legato a questa storia, uno perché mi ricorda sempre mia nonna che mi raccontava della bontà d'animo di Monsignor Palatucci, che io non, secondo me, non esagero a giudicare come uno dei più grandi vescovi della città di Campagna, che la diocesi, l'ex diocesi di Campagna abbia avuto, non solo da un punto di vista, diciamo, dell'aiuto che lui ha prestato agli ebrei e agli internati ebrei, ma anche, come diceva Marcello, ai cittadini, ma proprio per la bontà, l'altruismo, e il prendere alla lettera il Vangelo che lui appunto si era messo sulle spalle in un certo senso. Cioè la bellezza di venire a sapere che il vescovo, quando fu eletto, e Marcello me lo può confermare meglio di me, cominciò ad andare in giro nelle varie città della diocesi, che erano decenni che non vedevano un vescovo, cioè sapevano di far parte della diocesi di Campagna, ma dato che per ci arrivare ci voleva l'asinello perché non c'erano le autostrade di oggi, rimanevano allibiti nel vedersi arrivare dopo decenni il vescovo di Campagna. E quindi sono molto legato sia per questo motivo e poi perché facendo parte di una famiglia di poliziotti. L'altra storia, quella legata a Giovanni Palatucci, funzionario appunto della Polizia di Stato, mi ha sempre attirato e infatti rimasi molto colpito, perché non lo sapevo, quando mi recai con la gita, con il compianto professor Mario Onesti alle scuole medie, ci portò in gita alla Risiera di San Sabba a Trieste. E fu una grande sorpresa, una piacevolissima sorpresa scoprire che il piazzale antistante è dedicato appunto a Giovanni Palatucci. Questa è una storia che deve essere divulgata e quindi non posso che complimentarmi con tutti gli amici del museo, del Comitato Palatucci, Carmine, Michele, Marcello stesso, perché bisogna andare avanti tra virgolette, pubblicità nel divulgare questa storia diversa, perché ripeto, noi siamo abituati a vedere sempre quella, giustamente, quella parte di storia buia del secolo scorso solo dal punto di vista, che so, dei campi più famosi, Auschwitz, Dachau, quelle cose lì. È bello anche venire a sapere di una storia in cui fu coinvolta una popolazione intera. Quando io aiuto Marcello a fare le visite guidate lì al museo, molte volte mi scappa di dire con i ragazzi che forse per la prima volta nella storia l'analfabetismo e l'ignoranza, diciamo, buona, ha salvato delle persone. Perché Certo. il popolo di campagna dell'epoca era per la buona parte agricoltori, allevatori, c'erano gente semplicissima che non guardavano alla razza, alla religione, non se ne importavano. E quindi forse per la prima volta l'ignoranza culturale, ma la cultura della fede, dell'altruismo, ha salvato centinaia di persone, perché poi Marcello confermerà, lì si sono salvati tutti, cioè praticamente, forse ne morì uno per malattie, se non mi ricordo, se non sbaglio, cioè non ci furono soprusi, non ci furono maltrattamenti, sevizie e via, da come siamo abituati purtroppo a sentire per quella parte di storia. Ecco, secondo me, ancora potenziare ancora di più questa bella, bella storia perché è un orgoglio della nostra città e dei nostri. Tra l'altro dico, se non mi sbaglio, tu ti trovi in un posto che molto spesso è stato collegato al museo. Sì, ma noi. Con il museo, a parte che noi collaboriamo già al di là anche da un punto di vista turistico, quindi quando le numerose scuole che giungono a Campania durante il periodo della memoria e del ricordo, quindi da gennaio fino a marzo, giungono a Campania, spesso, tenendo conto sempre degli orari scolastici,
gli facciamo fare un giro molto bello, perché poi è tutto collegato, perché dal museo si passa alla cattedrale, che era l'altra sede del vescovo Palatucci, quindi lì si continua a raccontare quella storia, non solo da un punto di vista artistico, ma appunto della memoria, dove suonavano gli internati durante le celebrazioni del vescovo Palatucci, e poi si passa giù da noi, che comunque fu anche questa zona, soprattutto il suo corpo, utilizzato come rifugio antiaereo durante quei tragici bombardamenti del 43 che colpirono Campania e fecero quasi 200 morti, 177 morti. Quindi si cerca di collegare il tutto e di rendere l'esperienza delle scolaresche il più bella, il più bello Interattiva possibile. possibile, diciamo. Sì, il più Interattiva piacevole, possibile. sì. Che poi si passa da secoli, Prima di ovviamente, però. continuare, voglio farvi leggere questo commento che è arrivato dal dottor Maffei, molto bello. Carissimo dottore. E ci dice: una testimonianza dell'opera degli israeliti a Campania, posso darla anche io. Nel 1944, il mio fratello Pierluigi, che oggi purtroppo non è più tra noi, fu colpita da difterite acuta e si salvò grazie a un giovane medico ebreo che, con mezzi rudimentali, intubò della gola e gli permise di non soffocare. Mio padre, tempestivamente, lo portò a Salerno in ospedale. I due Bellissimo. medici, o no, Marcè? I due medici. Sì, sarà stato Angelo Paies, probabilmente. La premessa che, come diceva Schindler, se salvi una vita, hai salvato il mondo, no? Quindi Sì. questo testimonia. Quegli anni che erano cupi, ma ha visto tanta luce sprizzare a Campania, insomma, tale da poter illuminare ancora oggi noi e i nostri giorni, no? E mi aggancio a questo commento, in realtà, perché volevo proprio testimoniare questa cosa, perché mi è venuto in mente proprio che secondo me vale la pena sottolinearla, come quando gli ebrei, Marcello, tu me lo puoi confermare, stavano scappando, come diceva Diego, che ha accennato allo bombardamento che colpì Campania, stavano scappando alle montagne e decisero di tornare indietro proprio per venire a dare una mano ai campanesi colpiti, insomma, da quel tragico evento. Certo. Questo fa testimoniare anche va bene, la nostra grandezza d'animo, ma soprattutto la loro, perché forse presi da un senso di riconoscenza tornarvi indietro proprio per salvare tante vite. E questo, secondo me, è un L'aspetto forse non il più bello, perché non si può dire, ma Sì, sicuramente uno dei più belli, sicuramente uno più, tant'è vero che la sala emozionale dedicata a Tanzer e Pius è sicuramente la sala che tutti ritengono la più intensa di significato di tutte le altre sale del museo. Quella sala racconta proprio l'episodio di cui tu parlavi, riallacciandomi adesso al commento fatto dal dottor Maffei, mi sento di dire che ne è la conferma. Gian Paes e Max Tanzer sono dei veri e propri eroi, tanto è vero che l'amministrazione comunale gli dà la cittadinanza onoraria postuma. Loro hanno operato non soltanto in quell'episodio, quello che poi ha caratterizzato il 17 settembre, quella tragica vicenda che ha portato alla morte di tantissime persone, quanto l'operato continuo che hanno avuto all'interno della città. Tantissimi sono stati i loro interventi su giovani del posto, persone che chiaramente con la medicina locale non riuscivano a guarire. L'intervento dei medici ebrei è stato provvidenziale. Tra l'altro, quando abbiamo inaugurato la sala medica emozionale, è venuta anche una testimone di quei tragici eventi che in quell'occasione aveva perso l'occhio e che è salva anche grazie all'intervento dei medici ebrei. E vi posso assicurare che la scena che ho visto in quel momento, quando i figli dei medici ebrei hanno abbracciato questa signora, che tra l'altro conosciamo bene, la nonna di Dante Piccirillo, vi assicuro che è stato un momento emozionante per tutti. C'eravamo io, il sindaco, c'erano anche altre autorità. È stato veramente un momento emozionante. Quindi, ecco, per un attimo abbiamo toccato con mano una vicenda che
era stata fino a quel momento raccontata da diari, testimonianze, però vederla proprio in quel momento e fatta in quel modo ha lasciato anche in me un segno sicuramente indelebile. Una delle tante storie belle. Marcello, chiuso questo capitolo storico, che a mio avviso è magnifico, vorrei aprire una parentesi temporanea, se tu me lo permetti. Perché io so che il museo è sempre stato vivo, nel senso di vita, dagli albori, insomma, da quando si sono svolte queste vicende, fino ai giorni nostri. Negli anni, ovviamente, è cambiato tanto, insomma, si sono, a mio avviso, fatti passi in avanti notevoli, no? L'abbiamo visto nelle immagini, sale emozionali, piuttosto che mostre fotografiche, ma ancora di più le nuove sale, cioè l'ospedale da campo che è stato donato dai familiari dei medici ebrei, ma soprattutto, insomma, i nuovi ologrammi, le nuove sale emozionali ologrammate con le testimonianze, insomma, di quegli anni. Io so che addirittura, e per fortuna, è stato inserito addirittura un tour virtuale nel museo, giusto, se non mi sbaglio? Sì, Cristian, siamo stati il primo museo regionale a dotarci di tour virtuale l'anno scorso, già ad aprile. Grazie ad una piattaforma, la Tovist 360, abbiamo infatti allestito un tour virtuale che dava la possibilità, attraverso i social media, di poter visitare virtualmente il campo e anche di visionare in chiaro le sale emozionali, almeno per i primi mesi. Poi sono state bloccate per ovvi motivi. Però c'è da dire che al tour virtuale, che è tuttora visibile, tra l'altro sai benissimo perché ci hai collaborato anche tu, abbiamo dato una nuova veste grafica al sito internet del museo, il quale diciamo, si è rinnovato anche in un restyling, diciamo, organico e soprattutto, dicevo, lo abbiamo arricchito con un tour guidato. Abbiamo investito molto in questo. Noi, grazie ad un finanziamento regionale che prevedeva degli incentivi proprio per i musei durante la pandemia, abbiamo strutturato un tour guidato, un tour guidato a cui abbiamo lavorato per mesi e che ha dato degli ottimi risultati, perché attraverso il tour guidato è stato possibile non interrompere, anche se solo virtualmente, le visite da parte delle scolaresche al museo. Infatti, attraverso il sito internet è possibile visualizzare la prima parte del tour guidato, mentre per poterlo visionare chiaramente per intero con le sale emozionali, è necessaria una prenotazione. Il tutto, viene effettuato tramite, la piattaforma GoToMeeting, che consente addirittura di far vedere contemporaneamente a 500 persone, il tour guidato. Quindi, se un intero istituto volesse, o voleva in questi, mesi visionare il museo, poteva tranquillamente con prenotazione poterlo fare attraverso l'utilizzo delle piattaforme. Quindi Questo questo è ha dato importantissimo. modo, ha dato una certa continuità. Noi abbiamo investito tanto in questo, anzi ti dico di più, per far sì che poi tutto questo lavoro non vada perso, abbiamo strutturato all'interno del museo un sistema di monitor che poi, possiamo dire, nel momento in cui non ci sarà più la pandemia, racconteranno porzioni di tour virtuale con dei monitor touch ai visitatori che chiaramente in determinati periodi della giornata possono visitare il museo, per esempio quando non ci sono le visite, non ci sono le guide, è possibile quindi poter utilizzare Abbonamento. questo servizio. Ecco, per questo abbiamo cercato anche in questo senso di dare diciamo, una continuità. Il museo non si è mai fermato, è vero che stavamo a porte chiuse, ma abbiamo lavorato in questi mesi tantissimo, veramente tanto. Io devo ringraziare, anzi colgo l'occasione per farlo, gli amici del Comitato Palatucci, soprattutto il presidente Michele Aiello, i ragazzi che ci sono stati vicini in questo, Mirko Maratea, Veronica Cioffi, Francesca Giordano.
Ma soprattutto, Ilario Massarelli, noi ci siamo sentiti praticamente quasi tutti i giorni per cercare di portare a termine altri bandi. Abbiamo avviato almeno quattro bandi contemporaneamente. Di questi, due sono stati vinti, altri due stiamo aspettando i risultati. Tra l'altro, in uno di questi è previsto l'allestimento di una ulteriore sala emozionale. Questa volta però sarà una sala, diciamo, con proiezione, non retroproiezione semiolografica come la sala introduttiva che oggi abbiamo, la sala dedicata all'Ipsic, ma sarà una sala che avrà veramente delle proiezioni olografiche, cioè noi avremo la ricostruzione virtuale di alcune strumentazioni musicali. Infatti abbiamo pensato di dedicare, nei posti in cui il bando vada in porto e avremo i finanziamenti, di dedicarla a Bogdan Zins, che era un grande musicista internato all'interno del campo. Tra l'altro, lui è l'ebreo che ha suonato l'organo in cattedrale, un musicista di calibro europeo, un direttore d'orchestra, diciamo, un musicista, un musicista veramente a 360 gradi. Per cui pensavamo, dedicandogli una sala, proprio di andare ad approfondire, ad implementare un aspetto, diciamo, dell'internamento all'interno del campo che fino ad ora era stato poco trattato, se non dal professore De Luca, che tra l'altro ha pubblicato il famoso testo tradotto Gli estremi confini, che abbiamo presentato anche a Campagna 2 anni fa. Quindi ecco, stiamo continuando a lavorare, stiamo lavorando sodo. Tra l'altro, come dicevi tu prima, Cristian, e come diceva anche prima Diego, è importante la sinergia tra le associazioni. Questo è di fondamentale importanza e lo vediamo quando arrivavano, purtroppo dobbiamo usare il termine al passato, i pullman, i tantissimi pullman. Noi avevamo avviato poco prima del Covid, avevamo programmato centinaia e centinaia di ingressi. Noi purtroppo abbiamo dovuto disdire da marzo dell'anno scorso in poi tantissime scuole che si erano prenotate addirittura fino alla fine di maggio. Questo, diciamo, è stato una grossa perdita per il nostro territorio. In 2 anni, in questo, diciamo, in questo anno e mezzo di pandemia, chiaramente il museo ha visto una drastica riduzione delle visite, ma questo ha riguardato un pochettino tutti i musei, non è soltanto il Museo Regionale di Campania, chiaramente anche musei del calibro nazionale hanno subito questa, diciamo, questa battuta di arresto. Ci auguriamo però che con la ripresa, diciamo, con le riaperture, con la ripresa delle attività, si possa, ed è un auspicio grande che noi facciamo, si possa riprendere a pieno ritmo quella collaborazione, quella sinergia anche con le confraternite, con la Proloco, con tutte le associazioni del territorio, facendo in modo che il museo continui ad essere il vero e proprio attrattore turistico del nostro territorio. Perché è vero che, se è vero che la Chiena e i Fucanoli riescono a portare nell'arco di pochi giorni migliaia di turisti a Campania, è altrettanto vero che potenziare il museo come attrattore turistico del nostro territorio diventa un elemento determinante, perché coprirebbe, possiamo dire, l'offerta turistica durante tutto l'anno, non soltanto durante. Durante l'anno, insomma. Certo, è chiaro, ovviamente è così. Quindi questo è di fondamentale importanza. Voglio sottolineare un'altra cosa, proprio ritornando al discorso del lavoro certosino che stiamo portando avanti in questi anni. Non ci siamo fermati neppure nel rapporto con le scuole. Attenzione, io ancora sto lavorando al progetto di alternanza. Io, i ragazzi, sto facendo lezioni online, sto facendo conoscere il museo attraverso le piattaforme e sto dedicando tantissimo tempo proprio ai tour virtuali, proprio per non interrompere quel filo che collega la struttura museale con il mondo della scuola.
E questo è di fondamentale importanza. Nel progetto di alternanza, proprio invece con le scuole del posto, stiamo facendo delle lezioni di formazione, finalizzate poi ad avere tutta una serie di risultati, tra cui, la traduzione del sito. Io, diciamo, in questo progetto di alternanza ho puntato molto su questo aspetto, che tra l'altro mi suggerivi anche tu tempo fa, quello di avere un sito internet, in inglese, che ancora non abbiamo. Per cui, nel progetto di alternanza ho previsto proprio questo, che si possa tradurre, tutto il sito in maniera tale che, diciamo, la nostra offerta sia ampliata non solo al territorio nazionale, ma anche oltre. Volevo solo aggiungere quest'altra cosa altrettanto importante, che il museo ha aderito, tra l'altro, al progetto Musei in Corso, che consiste nell'inserire il nostro museo all'interno del sistema museale nazionale. Io ho seguito ben 12 webinar come responsabile del museo. Infatti, questo progetto è rivolto proprio ai direttori dei musei. Ho dedicato tantissime ore, diciamo, proprio nella formazione, perché l'obiettivo qual è? È quello di far sì che i direttori dei musei possano orientarsi, aggiornarsi e soprattutto sperimentare le nuove strategie, proprio in conseguenza di quello che è accaduto, proprio in conseguenza diciamo, del Covid e della necessità di far conoscere il più possibile le realtà territoriali a più visitatori possibili. Quindi, diciamo, un'organizzazione e pianificazione strategica di tipo museale, una cura delle esposizioni, la cura, diciamo, delle relazioni con il pubblico. Investendo tanto in questi termini, noi speriamo di ottenere dei risultati nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che portino il Museo di Campagna a continuare ad essere, perché io lo dico sempre, il Museo Palatucci è l'unico museo della memoria in Campania. È sicuramente per la storia che racconta e per le modalità comunicative, l'abbiamo visto, non tutti i musei hanno le sale emozionali, non tutti i musei hanno il paesaggio sonoro, non tutti i musei hanno quella storia che raccontiamo noi. Per Anzi. cui è necessario fare del nostro museo un vero e proprio punto di riferimento non solo per la Campania, ma per l'intero territorio Ma nazionale. Marcello, permettimi, se non so certo, poco ci manca, perché quando uno lavora così e lavora lungimirante, ma presto o tardi i risultati arriveranno al 100%, perché quando uno ci mette il cuore, la passione dovuta, si sa, poi voglio dire, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi non è che ce li stiamo inventando da un certo punto di vista. Infatti, quello volevo fare, innanzitutto complimentarmi perché, specialmente al giorno d'oggi, con la nuova vita, insomma, che si sta sviluppando, anche quella pre-Covid, prima pre-Covid, c'è sempre meno spazio, c'è sempre meno tempo, c'è sempre meno voglia di approfondire questi aspetti, di soffermarsi. Ecco, quindi il problema è questo, che non ci soffermiamo più ad analizzare la storia, i momenti, le storie raccontate. Ecco, quindi mantenere attivo un museo così dinamico e sempre più al passo con i tempi, sempre più immerso nel futuro che verrà, non è una sfida facile da vincere. Voi ci state riuscendo perché effettivamente ci state mettendo tutto quello che avete, anche perché poi voglio dire, come hai detto tu prima, e come abbiamo ribadito, senza squadra, senza rete non si vince. Sicuramente, Che sei sicuramente. tra quelle mura, quindi tra il museo in sé, tra il centro studio Giovanni Palatucci e tutti i ragazzi che, e questa è un'altra storia bella, tutti i ragazzi che girano, transitano attorno al museo, e Diego è testimone, voglio dire, quindi è tanta roba, ma c'è veramente. Sicuramente, no, guarda, mi hai dato il là perché io volevo proprio aggiungere questo. Devo dire che si è creata una catena di solidarietà tra i giovani che hanno dedicato, e devo dirlo, hanno dedicato veramente durante questi mesi, nonostante la chiusura, tempo libero che potevano utilizzare diversamente diciamo, a contribuire alle attività di ristrutturazione del museo. Vi dico che è stato bellissimo vedere ragazzi che hanno fatto
servizio civile negli anni scorsi al museo e che hanno dedicato gratuitamente, si sono offerti gratuitamente per prestare, come dire, la loro competenza per le pitturazioni, per la sostituzione della moquette, per diciamo, il taglio dell'erba. È stata un gioco di squadra. Colgo l'occasione, infatti, proprio per questo, per ringraziare i ragazzi come Fabrizio Forinello, Salvatore Cerrone, ma Antonino Mirra, e tantissimi altri ragazzi che, ripeto, hanno dedicato il loro tempo durante i mesi della pandemia per contribuire a fare del nostro museo. Quindi questo ti dà come dire, la temperatura di quello che sta diventando il museo per i cittadini di campagna, che cominciano a sentirlo proprio e non lo vedono come una cosa esterna, ma come una cosa che appartiene loro. Quindi questa è una cosa bellissima. Mi auguro che continuino le collaborazioni. Prima che andassimo in onda, io ho chiesto a Diego la conferma della sua disponibilità, perché devo dire che tra l'altro molte scuole, quando mi chiamavano, dicevano: mi raccomando, vogliamo la guida che c'era l'anno scorso, perché veramente nel suo modo di esporre, nel suo modo di accompagnare le Il nostro scolaresche, senza rischio. nulla togliere agli altri, Veronica, Mirko e gli altri. Comunque, Ho avuto buoni maestri allora. sì, devo dire che Il nostro sono Virgilio di campagna. le scuole sono rimaste veramente contente. Adesso è finito il tempo di stare al chiuso, dobbiamo uscire, dobbiamo rimboccarci le maniche e mi riferisco soprattutto ai giovani e alle potenzialità del nostro territorio perché il museo è un vero e proprio tesoro, però chiaramente come tale ha la necessità di essere diciamo trattato allo stesso Guarda. modo. Per cui creando appunto sinergie tra le associazioni. Prima mi chiedeva Cristian se si farà museo sotto le stelle. Io sono sempre ottimista nella vita, lo sono sempre stato. Mi auguro che ci siano tutti i presupposti per farlo, anche perché colgo l'occasione per citare Antonio Caponigro, che caparbiamente ha voluto il progetto Una storia diversa e che ha investito tantissimo del suo tempo in diciamo, in questo progetto che finalmente sembra che possa partire. Tra l'altro è stato inaugurato a breve e Museo Sotto le Stelle potrebbe rappresentare quest'anno il vero e proprio trampolino di lancio, una sorta di, come dire, di primo assaggio di quello che è la storia diversa come manifestazione teatrale che si avrà durante tutto l'arco dell'anno e che sicuramente contribuirà a portare turisti nella nostra città. È un lavoro certosino, è un lavoro che ha visto impegnati sul campo ballerini, mi riferisco e ballerine, mi riferisco alla scuola di danza di Elvira Vece, l'Officina, ha visto diciamo, attori, mi riferisco agli amici del teatro, ha visto volontari, mi riferisco a tutti quei ragazzi che hanno collaborato alle nostre attività, ma soprattutto mi riferisco anche alle associazioni come l'Associazione degli Amici del Tricolore che ogni anno in concomitanza con Museo Sotto le Stelle ha portato veramente strumentazioni, costumi d'epoca, macchine d'epoca e diciamo mostre che altri territori non hanno. Per cui possiamo quest'anno, se ci riusciamo, veramente realizzare una nuova manifestazione di questo tipo che è unica sul nostro territorio. Volevo solo aggiungere questo. Io continuo a ritenere necessaria l'opportunità di mettere in stretta relazione il Museo di Campagna con i musei del territorio. E girandoci intorno, noi abbiamo il MOA a pochi chilometri da qui. Tra l'altro, oggi leggevo sul giornale che il MOA è rientrato all'interno di un
percorso internazionale dei musei di guerra che porterà tanti turisti stranieri sul territorio. Quindi è importante anche per questo creare questo sistema museale. Non è un caso che ci è stato proposto noi direttori di partecipare a questo progetto del sistema dei musei nazionali e cerchiamo di dare proprio per questo e di fare in modo che questo porti degli ottimi risultati anche per la nostra città. Questa è una cosa importantissima. Prima di avviarci alle conclusioni e di fare le ultime considerazioni, volevo passare la palla a Diego. Ma che aggiungere? Niente di più, perché diciamo che proprio questa puntata è stata un ulteriore, Christian, è stato, scusate, è stata un'ulteriore conferma della straordinarietà di questa città. Una città che appunto copre nella sua storia, copre tutti i settori temporali fino al secolo scorso. Quindi io non posso che complimentarmi con i ragazzi, non vedo l'ora ovviamente con Marcello di tornare a fare di nuovo queste belle visite guidate, perché, ripeto, ti dà la percezione della lì capisci, perché sai qual è il problema? Che noi certe volte, noi campagnesi, non ci rendiamo conto della, come dicevo prima, della straordinarietà della nostra storia, e in questo caso della storia recente del secolo scorso. Te ne rendi conto nel momento in cui gliela spieghi a chi non la conosce, e quello rimane a bocca aperta. O peggio ancora, e Marcello me lo può confermare, ci sono state persone che si commuovono quando arrivano sopra al museo e gli comunichiamo queste storie straordinarie degli internati, del vescovo, dell'ultimo vicequestore di Fiume. Quindi lì abbiamo la certezza che abbiamo tutto come città, bisogna solo crederci, collaborare l'un l'altro, come stavamo facendo precedentemente alla pandemia, e dobbiamo solo crederci. E ci deve credere anche la stessa popolazione. Diceva prima Marcella una cosa importante: probabilmente i cittadini campagnesi stanno iniziando a capire che il museo è anche loro, cioè è di tutti noi. A questo aggiungo un ultimo appello, anzi, un ultimo grande appello ai nostri cittadini, i primi a tornare a visitare il museo per sfizio, per diciamo ricordare anche un po' la storia, secondo me dobbiamo essere proprio noi. Quindi il mio appello ai miei concittadini è: ritorniamo a visitare il museo, andiamo, visitiamo, ricordiamo questa storia, e dopo saremo ancora più bravi ad accogliere le scuole, gli stranieri, turisti e visitatori vari. Mi chiudo qua. Ovviamente ci uniamo al tuo appello perché Sicuramente. effettivamente è così. Noi lo diciamo dalla prima puntata che probabilmente bisogna prima incitare i nostri concittadini a visitare e a scoprire, ma non visitare così per sommi capi, No, ma non sì. entrarsi, immergersi nella nostra storia che è millenaria, è profonda, è ricca, ma soprattutto è variegata, è di ogni genere. Allora, Marcello, io non ti voglio rubare più tempo perché so che oggi per te è stata una giornata piena e dovrei ancora continuare senza dimenticare, insomma, della famiglia. Quindi, perciò dico, voglio lasciarti libero anche te. Quindi, grazie ancora una volta dell'opportunità che ci hai concesso, del tuo tempo e tutto e tutti adesso. L'unica cosa che voglio fare, però, prima di chiudere, innanzitutto invitare e mi associo a Diego, invitare quante più persone possibili, appena si potrà, ovviamente, in sicurezza, visitare il museo. Comunico anche il sito internet del museo www.museomemoriapalatucci.it per chi non lo conoscesse e nulla, io volevo solo dire questo, cioè nel senso dico, Campania io almeno l'ho sempre vista così, Campania è un contenitore, no? Un contenitore molto grande, spazioso, dove ognuno di noi effettivamente potrà metterci del suo se ne avrà voglia di costruire un percorso, un qualcosa di solido che possa andare a dare una mano a riemergere dalle macerie, perché purtroppo di quello stiamo parlando. Come dicevamo nelle scorse puntate, ognuno ci dovrà mettere del suo, ognuno ce lo dovrà mettere secondo delle sue competenze che vorrà mettere a disposizione. Però secondo te, Marcello, come potremo distintamente, ovviamente, ognuno delle sue disponibilità, delle sue mansioni,
come potremo tutti insieme emergere da questa situazione? Allora, io sono fiducioso, l'ho detto prima, io di natura sono ottimista, però io penso che ogni qualvolta ci siano delle grosse difficoltà, l'abbiamo visto, la storia ce lo insegna, dopo la tempesta c'è sempre il sereno, quindi penso che questa pandemia ce la lasceremo alle spalle e sarà l'occasione per capire, attenzione, per capire come è importante stare insieme, avere un obiettivo comune e raggiungere degli obiettivi comuni. Vi assicuro che in questi mesi spesso mi sono ritrovato da solo al museo a riflettere su come prima, magari anche con un tantino di superficialità, si riempivano le sale in maniera indiscriminata, col rischio appunto che si potessero trasmettere malattie, o qualsiasi sorta di altra, diciamo, di altra malattia. Però, ecco, alla luce di quello che è successo, noi adesso siamo coscienti che dobbiamo proprio non solo creare sinergia tra di noi, ma anche fare in modo che le visite nei musei, le visite alle nostre strutture, i percorsi all'interno della città siano strutturati nella maggiore sicurezza possibile. Anche perché, e questo è un dato di fatto, ritornare nell'immediato alla normalità sarà estremamente difficile. Però sicuramente, io ripeto, penso a quelle volte, Diego, in cui all'interno delle sale emozionali cercavamo di far entrare più persone possibile, pur di non far aspettare le persone all'esterno. Sì, si sedevano a terra addirittura, quindi. Questo molto probabilmente nell'immediato non sarà possibile, però ci porterà a studiare diciamo, delle soluzioni alternative, ci riusciremo, perché l'italiano in generale, ma soprattutto il S'adatta. meridionale, è una persona che si adatta, quindi ci riusciremo, sono Sì, c'è fiducioso. Manu Mora, si dice. Sicuramente, sicuramente, sicuramente. Va bene, dai, anche stasera è stata veramente una bella diretta, ricca e molto anche emozionante a tratti, ma soprattutto molto cospicua e propositiva da un certo punto di vista. Quindi non mi resta nient'altro che ringraziarvi e salutarvi, ovviamente. Noi ci vediamo anche venerdì prossimo, andremo avanti fino all'inizio giugno, poi ci prenderemo un po' di sana vacanza, diciamo, estiva, poi con l'autunno si vedrà. Detto questo, saluto ancora Marcello Naimoli, grazie per il tuo tempo che hai speso con noi, grazie a Diego Magliano e buon weekend a tutti, a venerdì prossimo. Buon fine Buonasera, settimana. Ciao a buonasera. tutti.